TG itinerante sull'isola di Pantelleria. Giorgio Ruta ha visitato per noi il cinema più a sud d'Italia. Vediamo il servizio. E sopravviviamo grazie ai nostri sacrifici, perché non paghiamo nessun dipendente, facciamo tutto volontariato e quindi tutto quello che noi facciamo poi alla fine rimane per gli investimenti nella sala. Giovanni e gli altri volontari compiono ogni settimana un piccolo grande miracolo: tenere in piedi nel borgo di Scauri a Pantelleria il cinema più a sud d'Italia. Siamo all'incirca 12, facciamo sempre i turni a coppia da due. Quindi uno sta alla cassa, uno sta al proiettore, stacca i biglietti. Il cinema, aperto nel 1960, è della parrocchia di San Gaetano, ha 238 posti e una programmazione che fa invidia alle sale delle città. Avendo un proiettore digitale e essendo su un'isola, qualora si verificasse un problema tecnico, saremmo bloccati fermi. E quindi non avremo la possibilità non solo di proiettare quella sera, ma di non proiettare per una settimana o 10 giorni. In estate si riempie di turisti e VIP, ma è in inverno che questa diventa una sala di comunità. Francesco, uno dei volontari, quando era piccolo viveva in un'altra parte dell'isola. Il cinema era un miraggio. Io il primo film che ho visto l'ho visto in digitale, perché essendo di Pantelleria Centro, quando ero più piccolo, non potevo venire qui al cinema. Quindi ci sono venuto quando ero adolescente. Attori e registi in vacanza nell'isola spesso vengono qui a presentare i loro lavori, un omaggio al San Gaetano e alla passione dei suoi volontari. È un cinema di cui si parla pure in giro per l'Italia, perché insomma il fatto che esista uno schermo che fa attività durante tutto l'anno in un posto come Pantelleria, insomma, è molto significativo. Segesta Teatro Festival, protagonista.